Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di G-Press, la nuova rubrica del gruppo Grotte Grottaglie. L'ospite di questa sera sarà Pavel Demidov, lo speleologo russo, capo della spedizione alla Veriovkina Cave, la grotta più profonda del mondo. Traduttore d'eccezione di questa sera sarà l'amico speleologo Fernando Sampo. Protagonisti dell'intervista sarete anche voi, amici da casa, in quanto potrete porre delle domande direttamente al nostro ospite. Ci vediamo tra pochissimo su GGG Press. Ciao e bentornati in diretta. Diamo il benvenuto al nostro amico Pavel e a Fernando. Pavel è un mito, è il capo spedizione della Veriovkina Cave, è un esploratore speleologo russo e questa sera ci introdurrà nel suo mondo. Mentre invece Fernando ci farà da interprete e anche lui è speleologo e quindi ancor meglio potrà effettuare la traduzione di questa intervista. L'intervista sarà sia in italiano che in spagnolo. Passo la parola a Pavel, che probabilmente si presenterà anche agli amici spagnoli. Sì, va bene. Presentati. Ciao a tutti. Hola amigo de España y hola a todo de todo el mundo que están esta tarde con nosotros, que soy Pavel Demidov, un jefe de últimas expediciones a la cima Veroquena. Quería agradecerlo por venir aquí para escuchar a nosotros nuestra conversación y para ver las fotos y escuchar las historias del mundo subterráneo. Y disculpo a mis amigos españoles que no es mi lengua materna, pero el modo bueno para darle mis expresiones del mundo subterráneo y de mi exploración. Entonces, discúlpame que voy a cometer algunos errores en la lengua, pero bueno, espero que no le molesta mucho. Grazie Pavel. E Fernando, allora chiediamo a Pavel come ha iniziato la sua attività speleologica e come si è avvicinato al mondo delle grotte. Pavel, la pregunta es, ¿cómo es que tú iniciaste o entraste en el mundo de la espeleología y cómo te acercaste a este mundo apasionante de la exploración? Ok. No, entonces, eso fue en el año 2000 que estaba buscando la oportunidad para aprender cómo manejar la cuerda, cómo trabajar las cuerdas y aprender a trabajar verticales. Lui praticamente ha iniziato nell'anno 2000, perché era attratto dalla necessità di imparare a utilizzare le corde, e così fu che entrò in questo mondo della speleologia. Anno 2000. Y por eso yo decidí que los hombres mejores que manejan con las cuerdas perfecto no son, disculpa, no son alpinistas o montañeristas, sino los espeleólogos, porque para sobrevivir ellos necesitan absolutamente trabajar bueno con las cuerdas. Él intuyó, ha intuito che fin da subito che gli speleologi erano le persone idonee per imparare ad andare per le corde, in quanto lui pensava che erano le persone più esperte, perché veramente nelle cavità sotterranee
ce n'è tanto bisogno di tecnica su corde e per questo motivo si avvicinò anche alla speleologia. Sì, c'è da dire che Pavel lavora su funi, quindi si può dire che la sua vita è sempre appesa a una corda. Ma parlaci anche del tuo team, della tua squadra, del tuo gruppo speleologico. Háblanos de tu grupo speleológico, de tu team. Sí, desde el principio trabajo con el grupo Perú Espeleo. Fue un espeleo club Perú donde aprendí la técnica de espeleología en la escuela de Perú. Y nuestra primera expedición fue al Cáucaso, cerca de Sochi, en febrero de 2000. Praticamente lui iniziò con suo gruppo, Perol, Perovo. desde allí lui ha iniziato con questo gruppo, ha fatto il corso lì con loro, ha fatto la prima spedizione nel Caucaso, è così che si diede dopo l'esplorazione. Esatto. Y como desde el principio de primera expedición encontramos la oportunidad de hacer nuevas exploraciones, hacer unos descubrimientos allá en las cuevas. Entonces, esto me emocionó mucho y desde aquel tiempo sigo la espeleología porque no puedo quitarlo. Fin da subito lui ha iniziato a trovare, ad esplorare e a capire come il mondo sotterraneo si muoveva. E allora è stato attratto dalla passione dell'esplorazione, di pensare che ci sarà al di là di quello che, dove si trova nello stesso momento lui, in un punto. Lui pensava che ci sarà dall'altra parte, come diciamo anche noi speleologi. Quindi, Pavel, tu hai viaggiato veramente tantissimo nella tua vita. Sei stato sul massiccio dell'Arabica, in Caucaso, in Georgia, in Iran, alle isole Figi, in Spagna, in Marocco e anche in Italia. Ma tutte queste grotte che alla fine lo speleologo attraversa, ma quali ti sono piaciute di più e quali differenze hai trovato in queste grotte? Tu sei stato in molte grotte. La domanda è chiara, la pregunta clara è che differenze has encontrado en las diferentes cuevas che has visitato, che en las diferentes partes del mundo? Bueno, para decirle la verdad, más o menos en los años 2010, 2012, 2013, hasta 2015, he pensado que casi todas las grotas, todas las cuevas son casi, de mi experiencia, son casi iguales. Tal vez los exóticos por ejemplo, de zona tropical son diferentes, pero la mayoría son iguales. E che lui ha pensato che dal 2010 fino al 2015 lui aveva una visione, pensava che tutte le grotte erano uguali, delle grotte tropicali fino a anche le altre che aveva visitato, per cui da lì lui parte con una nuova ricerca. Sì, y solamente quando bajé más de 2100 en la cueva Veriovkina, encontré que hasta las cuevas alpinas pueden ser diferentes. Lui, quando che è sceso per prima volta fino al 2100, ha scoperto che le grotte alpine potevano essere differenti, diverse. Così come le grotte sono differenti, anche la speleologia è differente. Quindi, secondo te, la speleologia per te è più un'attività
adrenalinica oppure è più una scienza, è più uno sport, è solo divertimento o è convivialità con gli amici o è tutto questo messo insieme? La pregunta es, para ti, desde tu punto de vista, la espeleología, ¿qué es? ¿Una ciencia? ¿Una diversión? Explícanos en breves palabras, ¿qué es para ti la espeleología? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives? Sì, è la pregunta eterna. Mira, io penso che la differenza, l'opportunità che nos dà l'espeleologia è su particolare, è su differenza di tutte le altre attività, che è una fusione di tutto. Tu, claro che tu senti miedo, che tu senti adrenalina e tutto, quando tu baja, tu tienes que tener cuerpo preparado para hacer estas actividades y un tipo de deporte, claro. Pero también tú tienes que hacer topografía, tú tienes que hacer otras pruebas, a veces de ciencia y todo, hasta que para hacer nuevos descubrimientos, nuevas exploraciones. Tú tienes que pensar y usar la cabeza. Praticamente lui diceva che la differenza si trova nelle diverse opportunità, cioè praticamente sarebbe per lui una fusione, è una fusione insieme a una paura, insieme all'adrenalina stessa, è una fusione di cose la speleologia, per cui rientra il fatto che sia scientifica, sia diciamo un'attività scientifica, ma anche fisica. Scientifica per il fatto che bisogna fare prove, bisogna rilevare, fare prove topografiche. E fisica anche perché ci vuole tanto fisico per fare questa attività. Per cui lui pensa che è tutto un insieme di fattori che fanno la speleologia. Y también es como también para tu cerebro, para tu cabeza y para tu psicología. Tú estás siempre en un equipo. Entonces, tú siempre dependes de tu equipo, de tus amigos, de sí, de tus amigos. Y tú estás siempre en el campo, en el bivac. Siempre está con tus amigos, pero cuando sube o baja por la cuerda y a veces cuando está en un pasaje estrecho, entonces estás solo, tan solo como en ningún lugar en la tierra tú puedes estar solo. Mamma mia. Entonces es también una fusión de eso. Quanta verità ci sta raccontando. La speleologia è il gruppo che fa sì che si riempia, diciamo, l'attività di emozione. Però lui dice, e noi lo sappiamo veramente, che quando che si va su per la corda e si iniziano le lunghe risalite, è il momento in cui sei da solo con te stesso, con il buio. È come fare un salto ulteriore nel buio al risalire. Il resto è amicizia, gruppo, scienza, tecnologia, è stato fisico. È un gruppo, e la speleologia è gruppo per lui. Però mette il segno sul punto, sul momento in cui bisogna risalire. È lì che lasci tutto dietro e parti, stai da solo, con te stesso, con la grotta, eccetera. Questa cosa è assolutamente vera, penso l'abbiamo vissuta tutti. Parlando ovviamente di grotte così profonde, prima hai parlato anche di allenamento, quindi di preparazione fisica. Come fai a conciliare la tua preparazione fisica, visto che, se non sbaglio, vicino Mosca non ci sono grandi verticali sulle quali puoi allenarti? La pregunta, Pavel, es ¿cómo haces tú a prepararte físicamente? Porque cerca de Moscú no existen lugares verticales en los cuales tú puedas hacer un verdadero entrenamiento, una verdadera práctica
para mantenerte en forma, ¿vale? Sí, claro que voy a empezar de cómo la gente generalmente se prepara, que estamos claro que mucha gente está trabajando verticales, entonces tiene mucha carga en su trabajo, pero también hay muchos espeleólogos que participan deporte de espeleología. Espeleología Claro. como la competición. En Rusia es muy popular. Entonces hay gente que se prepara de este modo. Claro, lui dice che praticamente in Russia lo sport della speleologia è molto popolare, per cui c'è una preparazione, c'è un allenamento per dopo andare a partecipare a questi concorsi, a questo sport. C'è proprio un allenamento. Sì, Oltre a che coloro che lavorano di solito in fune, il lavoro è già pesante di suo, ci stava dicendo. il deporte in lo slogan è artificiale, claro. Invece prima accennavi all'importanza della squadra, quindi del tuo team. Tu fai sempre speleologia con le stesse persone o comunque a volte scegli anche di andare in esplorazione con altri gruppi e quindi fai anche esplorazioni, diciamo così, in solitaria rispetto al tuo team. La pregunta es si tú cuando decides de hacer una actividad espeleológica, eliges siempre el mismo grupo de personas, el mismo grupo, o eliges también otros grupos con los cuales compartir otras experiencias con otras personas en otras cuevas, ¿vale? Sí. Siempre prefiero en mi, es decir, en mi lista, siempre en el primer línea, pero los peleo. Es claro que si tenemos expedición de nuestro equipo, voy. Pero a veces hay una exploración muy interesante de otro grupo y en este caso yo participo. Por ejemplo, casi todos mis viajes internacionales fue con otro grupo. Claro, prácticamente lui ci racconta che lui preferisce prima di tutto, preferirebbe fare attività con il proprio gruppo. Nonostante tutto, lui accede a altri gruppi perché ha tutti i contatti e fa lo stesso attività con altri gruppi, anche perché quando che fa spedizioni internazionali deve andarci con degli altri gruppi, persone che non conoscono, eccetera. Però prima di tutto lui preferirebbe farlo col proprio gruppo. Giusto. E per quanto riguarda invece l'attrezzatura e la logistica, parlando un po' di, diciamo, di preparazione dei campi, del trasferimento materiali, ma anche dell'abbigliamento. Prima nel backstage ovviamente stavo guardando un po' le foto che avremmo proiettato e notavo che le grotte che esplorate dalle tue parti, diciamo, sono abbastanza severe e quindi se vuoi parlarci brevemente di quello che utilizzate, visto che sei stato anche in Italia, per esempio la differenza delle tute, parlaci un po' dei materiali, insomma. Claro, háblanos un poco prácticamente del equipo que utilizas, cómo ven los materiales, qué materiales prefieren, ya que tuviste la oportunidad de comparar con los materiales que nosotros aquí en Italia utilizamos, ¿vale? Sí. Entonces, sobre los materiales, que casi todos los metales, o sea, casi todo, mosquetones y anclajes y todo, lo compramos como todos los espeleólogos del mundo, de PES, de marca, o sea, porque necesita seguridad, claro. Las cuerdas lo usamos ruso. Los sacos, los petates, los monos, etcétera, lo usamos ruso y de muy buena calidad. Y yo aconsejo a los espeleólogos italianos que
Tenemos marca de petates y de monos isotérmicos muy bueno, de mi experiencia mejor de lo que he visto. Lui dice che praticamente per i moschettoni, eccetera, lo utilizzano marca Petzl, che però quando si tratta di corde, loro hanno delle corde russe molto buone, anche dei sacchi, sacchi potentissimi, e io li conosco, posso dire che è verissimo. Le tute sono particolarmente resistenti, forti, le conosco anche e sta dicendo una grande verità. Pero debo decir que, por ejemplo, todavía usamos, yo sé que en Europa no se usa, casi no se usa el PVC, pero nosotros sí, en muchas cuevas lo utilizamos por la humedad que tenemos, por el agua y todo, entonces lo utilizamos. Claro, lui dice che praticamente, lui sa che noi non le utilizziamo le tute in PVC, ma loro, perché le grotte sono molto, molto piene di acqua, loro le utilizzano molto ancora. Sì, questo è de meander y de pesel. Y también, claro, que utilizamos traje seco, muy perfecto, muy fino, de Rusia. Y yo sé que en Europa casi nadie utiliza traje seco de traje, sí. Quando traje dice seco de, è sottotutta, sì. Ok, le sottotutta, anche lui dice che sono russe, sono belle asciutte, sono che non ci sono problemi, insomma. Stavo leggendo le domande in diretta su Facebook e direi che è arrivato il momento di entrare un po' nel vivo dell'intervista. Quindi iniziamo a parlare del massiccio dell'Arabica, la zona del Mar Nero, che è una zona che permette agli speleologi di scoprire dei veri e propri mostri, perché in zona non c'è soltanto la Veriocchina, ma c'è anche l'abisso del Cubera. E Francesco Papetti pone una domanda. Ci sono collaborazioni con gli esploratori del Cubera? Ci sono scambi di informazioni? La pregunta es, ¿hay colaboración con los exploradores de la cueva del Cubera? ¿Se cambian informaciones? Sí, claro. No, que mantenemos contacto y el lío es que en Cubera también trabaja dos equipos. Trabajaba dos equipos, ahora solamente ucraniano trabaja, pero antes trabajaron también los Quebecs. Los Quebecs. Lui dice que Kili. Quebecs, Cavex. Quebecs. Ah, ok. Ah, i Quebecs, sì. Adesso stanno gli ucraniani lavorando e prima lavoravano anche il Quebecs, lavoravano sulla grotta, però sì, ci sono delle comunicazioni fra di loro. Collaborano insieme. Sí. Y ellos, por ejemplo, no recomendaron no ir para la profundidad, para el fondo de la cueva por el noviembre y diciembre, porque ellos hicieron las pruebas de nivel de los sifones terminales de Cruera y la piena de la inundación allá también tiene mucha mucha agua de más de 150 metros, también igual que en Veroque. Praticamente loro le hanno consigliato che da novembre, dicembre, perché hanno fatto le prove del livello dell'acqua, che non è consigliabile perché ci sono 150 metri di acqua, come in entrambe le grotte praticamente. Iniziamo a fare le domande sulla Veriocchina Cave. Questa grotta non è stata scoperta recentemente. Il primo speleologo che si è calato all'interno di questa cavità lo ha fatto nel 1968 e la grotta inizialmente è stata veramente molto avida, perché dopo successive punte si arrivava soltanto a meno 115, meno 120 metri e poi 300 metri. 30 metri di profondità. Quindi siete stati un po', visto che l'esplorazione è stata portata avanti dal gruppo Perovo,
come una goccia che scava la pietra. Quindi, Pavel, se puoi raccontare un po' la prima parte dell'esplorazione, quella storica, e poi entriamo nel vivo con i tempi più moderni. La pregunta es, cuéntanos brevemente las primas exploraciones históricas y después entramos directamente ya en vuestra exploración, en tu exploración. Sí, sí tiene razón que la cueva ya tiene más de 50 años de historia, que estaba explorando, estaba descubierta por el grupo de espeleólogos de Krasnoyarsk, de Siberia, de Unión Soviética, en 1968. Prácticamente la grotta è stata scoperta per il gruppo Spelio Krasnoyarsk della Siberia nel 1968. Sì. Pero ellos solamente entraron en los primeros pozos y ya y la boca de la cueva estaba perdida para los tiempos. Loro sono entrati subito all'ingresso della grotta, però non trovavano, era praticamente un posto perso, che non trovavano sbocco. Y luego en 1984, los espeleólogos de nuestro espeleoclub Perova, descubrieron lo de nuevo. Praticamente loro nel 1984, il proprio gruppo del Perovo, hanno scoperto la parte nuova. Y luego, dentro de 3 años, ellos bajaron hasta el fondo antiguo de la cueva y ya para los 20 próximos años estaba así. Praticamente en los 3 años, nei primi 3 anni, loro sono scesi fino a dove? Hasta dónde, Pavel? Prácticamente hasta 2000 Ah, fino al 2000. estaba parada desde 1986. Sì. Hasta 2015 estaba a 420 metros de profundidad. Praticamente è stato fino al 2015 fino a 420 metri di profondità. Ok. E prima di iniziare a parlare nel dettaglio delle varie profondità che si sono susseguite dal 2016 fino ad oggi, io farei parlare le immagini, quindi vediamo il primo video di questa sera. Tornati in studio. Allora, queste immagini, questa microclip che abbiamo selezionato è veramente una sintesi veloce di quello che è questa incredibile grotta. A un certo punto sul rilievo non so se avete notato che c'era una struttura, un monumento, esatto. E questo pozzo è molto particolare perché è profondo 170 metri. E vorrei che Pavel ci raccontasse un po' questa prima parte del rilievo, questa prima parte della grotta e questo pozzo. Cuéntanos la primera parte de la cueva, Pavel, con el posterior pozo.
que estamos muy interesados en conocerlo de tu Sí, boca. Sí. Y puede decirle que la entrada y los primeros 390 metros hasta 400 metros de profundidad, toda la grota, toda la cueva está muy, 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 pero muy estrecha. Y tenemos una foto que, donde está un pasaje de forma de cruz. Y en este pasaje no se puede casi entrar la cáscara. Prácticamente, lui dice che la grotta è strettissima. I primi 400 metri di profondità è una cosa insoffribile. Lasciatemi che vi lo dica con gesti italiani, è insoffribile. Dopodiché, tanto per dire, lui diceva che c'è un passaggio a croce che no, se passa, ha detto la testa? No, helmet. No passa la testa del casco, una cosa incredibile. E después, Pavel, e dopo? Y después que la historia es así, que nosotros tuvimos desde los años 2010, casi no fuimos a Veriovkina porque tuvimos aquellos tiempos otros proyectos y otras cuevas muy interesantes en la zona. Pero los jóvenes de Club Perovo siguieron visitarlo desde el 2013. Praticamente lui dice che loro fino al 2010 non sono andati, però i giovani ci andavano a visitare. Loro sono partiti più o meno nel 2013. Y estos jóvenes en su expedición del agosto de 2015 trabajando por el fondo de este ramo que hemos explorado nosotros, encontraron un pasaje con mucho aire. E loro praticamente, questi giovani nella spedizione del 2015 che hanno fatto, hanno trovato un passaggio con moltissima aria. Però vale. Molto, molto, molto stretto e dopo di molto lavoro per farlo più ancho, encontraron la boca de un pozo, pero no tuvieron materiales y fue como siempre el último día de exploración. Loro praticamente sono arrivati a un punto in cui dovevano disostruire, ma talmente tanto che arrivano alla boca di un pozzo, alla partenza di un pozzo, ma non avevano i materiali, allora si sono fermati lì. Sì, e io dijeron che abbiamo questa opportunità e noi nel giugno dell'anno seguente fuimo pa' allà e questa fotografia che tiene nel cartello in annuncio di questo programma è esattamente il momento quando io fui a questo pozzo di 170 metros y encontré que enorme y con mucha impresión que tenía, yo expreso eso a mi grupo. Praticamente lui racconta che loro sono tornati nell'anno successivo, nel 2016, dove che hanno trovato, sono passati, hanno trovato questo pozzo che si vedono nelle immagini, è una emozione tremenda, 170 metri di pozzo tremendi, enorme. E questo pozzo tiene su cosa, perché in la metà, in la parte, come in la metà de su profondità, tiene una cuerda más de 40 metros, una gomita, porque no puedes tocar pared, que es una botella. Ah, prácticamente la grotta dice que dopo, en questo pozzo de 170 metri, no, no toca, no,
dopo i 40 metri non tocca assolutamente niente nelle pareti della roccia, perché è scampana, è come una bottese, scampana. Leggo una domanda su Facebook di Dori che ci chiede: c'è stato bivacco in grotta? Ovviamente sì, ma quanti erano questi bivacchi? Quindi Pavel, raccontaci un pochino la tecnica, diciamo, russa, che non è quella delle punte veloci, ma si organizzano campi interni anche abbastanza lunghi. Claro, praticamente ora sería muy importante que tú nos comentaras cómo ustedes se organizan y organizan estos campos, porque obviamente la permanencia de tantos días adentro de la cueva hace que ustedes tengan que organizarse en modo diferente, ¿vale? ¿Cómo es su visión y la organización? Sí, sí, sí. No, la táctica depende del tipo de la cueva que tiene. Nosotros tenemos esta cueva prácticamente y tiene su cosa, que es muy estrecha y muy difícil para pasar. Entonces, para conseguir algo, para descubrir algo más allá, para las nuevas exploraciones, sí tenemos que hacer bivacs. Claro, prácticamente lui dice che le sono strette, difficili comunque i passaggi, per cui è importantissimo che loro installino dei bivacchi pronti per accoglierli a loro, perché ci vuole molto tempo, è comunque impegnativo, i passaggi sono impegnativi. Por ejemplo, yo no soy muy lento, no soy muy lento en por las cuerdas. Mis amigos pueden aprobarlo. Y hasta mí, yo tardo con todas las cuerdas ya instaladas, yo tardo con dos petates, por ejemplo, 6-7 horas para conseguir ahora con la cueva ya elaborada. El bivac de 600 metros. Prácticamente lui que dice que no es una persona lenta, lui con due sacchi ci vogliono 6-7 ore per arrivare al bivacco de 600, de 600? Sí. Si vogliono 6-7 ore più o meno. Immaginate. Entonces, de así manera, para hacer las exploraciones más allá, más profundo, hacemos los bivacs dentro de más o menos esta distancia de 7-8 horas de trabajo de transportación de dos etapas. Prácticamente, loro, digamos que en la percorrencia de 7-8 horas instalan un bivacco. Quello, loro vedono questa tempistica. Allora presumo che non è per quanto riguarda la profondità, ma il tempo di percorrenza. Sì. Pavel, comunque complimenti, perché oltre a essere un fortissimo esploratore sei anche un veggente, perché hai anticipato la domanda di Lara, una nostra amica che ci ha scritto su Facebook, che ti chiedeva: ma quanto tempo ci vuole per passare i primi 400 metri? Quindi hai già risposto, complimenti. E invece vediamo adesso la seconda parte della grotta, quindi quella che ha le esplorazioni, le punte che hanno permesso di approfondire ulteriormente questa cavità, quindi dal 2016 ai giorni nostri, e io lo farei facendo parlare come al solito le immagini, quindi vediamo la seconda clip di questa sera.
Bentornati. Allora, seguendo un attimo il flusso delle domande che iniziano a diventare veramente tante, e sto vedendo anche che tantissimi amici ci stanno seguendo dalla Spagna e da altre parti d'Europa o del mondo, chiedo a Fernando di chiedere ai nostri ospiti di porre anche loro domande, perché anche quelle in spagnolo o in altre lingue le sottoporremo a Pavel. Praticamente, ripetimi per favore perché non escuché bene. Chiediamo ai nostri amici spagnoli di fare anche loro domande, possono farle come gli altri. También ustedes, amigos españoles, pueden hacer sus propias preguntas escribiendo abajo en la página Facebook. Así que escriban sin ningún problema. Sí, creo que también en los comentarios de YouTube. Esatto. Vale, también en YouTube. Torniamo un attimo in Italia perché Francesco Ferraro ci chiede cosa pensa Pavel di Viva le Donne. Pavel, la pregunta es, ¿qué piensas tú de la cueva Viva le Donne? De la cueva Viva le Donne que visitaste Poi la grotta recientemente. che ci ha visto tutti e tre presenti. Sí, que nos vimos allí. Sí, Cuéntanos. esatto. No, eso fue una experiencia muy bonita que fue una naturaleza, una parte del mundo subterráneo que ya tenía experiencia. Como había dicho, que para mí todas las cuevas alpinas son iguales, pero sí, también claro que cada una tiene su diferencia. Praticamente lui ha riconosciuto fin da subito la particolarità della grotta, ma comunque ha detto che si sentiva familiarizzato con le profondità. Comunque è molto emozionato, molto bella. Sì, e claro che questa cueva tiene sus cosas, per esempio, este Puchowski e también la tuba esta de mucha fango, para mí fue una experiencia, claro que muy interesante. Claro, la esperienza con il fango è stata una cosa molto, molto interessante per lui, ha detto. Sì. También un modo italiano de exploración, eso fue una experiencia también interesante para mí, porque antes no fui a las cuevas con los italianos. Per lui è stato, ha pensato che le nostre tecniche esplorative erano molto, molto interessanti e ne ha fatto tesoro. È stato molto, gli è piaciuto molto. Sì. Un equipo geniale. Un Grazie. gruppo fantastico. C'è una domanda di Marcos che ha accolto subito l'invito a porre domande, che dice: non mi azzardo a leggerlo perché il mio spagnolo è pessimo, quindi Sì, qual è la principale differenza dal frontale all'esplorazione? Ah, sì. È Marco. Amigo, nuestro amigo de España que fue en Veracruz en junio de 2018, creo. Pero puedes traducir la pregunta para el público italiano. Mete por favor, ¿cuál es la principal diferencia para afrontar las exploraciones entre los equipos rusos y los europeos? ¿Cuáles son las principales diferencias entre diciamo, i gruppi russi e i gruppi europei nel modo, l'approccio per come si affrontano l'esplorazione? Di questo va a parlare a lui adesso. Sì. Gli approcci diversi. Sigue logicamente de todo de lo que hemos hablado antes, de mi experiencia de Viva le Donne y también de otras experiencias de exploración en España, etc. Diciamo che lui collega le esplorazioni di Viva le Donne con altre esplorazioni che ha fatto in Spagna, eccetera. Entonces, la diferencia es que
de mi experiencia con los europeos, que los europeos son más independientes y tiene más cosas privadas, más cosas de sus propias cosas. Nosotros siempre, siempre, pero siempre trabajamos un equipo que cada cual trabaja para el suceso, para el éxito de todo el grupo. E lui sta vedendo e ha detto che ha interpretato, parlando sempre degli approcci esplorativi, che gli europei lo fanno in modo più indipendente, mentre che i russi appuntano tutto esclusivamente sul gruppo, completamente sul gruppo, sintetizzando questa l'idea. Y también tenemos todas las cosas comunes. Por ejemplo, yo cuando organizo la expedición, yo estoy pensando en todas las cosas que necesita el grupo entero, cada cual. Hasta el papel higiénico y todo. Yo estoy en cargo, como el capo de la expedición, cómo voy a organizar eso. Lui come capo spedizione pensa assolutamente a tutto, perfino alla carta igienica. Lui pensa nel movimento di ogni singolo collega e sta attento a ogni singola cosa. Logicamente Sí, claro. così deve essere. Come claro. Ogni en nuestras expediciones la gente come todo lo que estamos preparando antes y compramos juntos, hasta Claro. el bar de chocolate en su bolsillo, ya todo está pensado antes. Praticamente lui dice che ogni cosa va compartita con tutti, perfino alla barretta di cioccolato che si mettono in tasca i singoli spediti, tutto è compartito e lui ci pensa perfino a quello, a tutto. Claro, claro que no estoy pensando en eso. No, una corrección. Que no estoy pensando en eso. Yo estoy en cargo en eso. Ah, pero lui no solo que lo piensa, que lo pensa. Pero yo doy mis peticiones, mis mandas. Yo le pido a mi amigo, Piotr, tú puedes hacer todo lo que está en cargo sobre las instalaciones, todos los materiales. Él dice, ok, estoy en cargo en eso. Y luego yo pregúntale a Natasha, Natasha, ¿tú puedes organizar todos los medicamentos? Y ella dice, sí. Entonces, desde ese momento, ella está en cargo en eso. Y yo solamente pregúntale si necesita ayuda de alguien y todo y todo. Esto chiaro, es el modo de organizarlo. Esatto, lui delega, cioè lui è la mente pensante, colui che ha la visione e ha, diciamo, dentro del suo progetto il movimento anche della gente, per cui lui sa quando che una persona è idonea per una cosa, le delega quel lavoro, a un'altra persona le delega un altro lavoro e lui controlla tutto, tutta l'esplorazione, tutta la spedizione. Buon capo spedizione, Pavel organizza al meglio i suoi collaboratori, chi fa parte del suo team, per arrivare all'obiettivo finale dell'esplorazione di questa cavità o di altre. Prima nel video abbiamo visto la seconda parte della grotta, che quindi si è approfondita sempre di più, fino a poi ad arrivare al fondo di meno 2212 metri, quindi il record. Pavel, ci puoi fare una sintesi delle ultime esplorazioni, quelle del 2016 e del 2017, e ovviamente poi il giorno in cui siete arrivati al fondo di questa grotta. Haznos praticamente una sintesi delle sue ultime esplorazioni, desde il 2016 in adelante, una cosa sintetica, e cuéntanos quando. ¿Qué emociones vivieron? ¿Qué vivieron cuando llegaron al fondo donde establecieron que la cueva llegaba a 2.212 metros de profundidad? Cuéntanos un poquito. Entonces, eso fue desde el 2 junio de
2016, eso fue una, como una, no sé cómo explicarlo, un tiempo más feliz de mi vida, que nunca había visto eso, que cada expedición nosotros añadimos 400 metros de profundidad a la cueva. Praticamente, Loron, nel giugno del 2016 è stata un'immensa gioia, una grandissima felicità, perché potevano aggiungerle di volta in volta tanti metri alla grotta. 400, quasi, más o menos 400 metros cada esplorazione. Ogni esplorazione loro avanzavano di 400 metri più o meno. Wow! Y por eso no pudimos pararnos, que por ejemplo en 2016 tuvimos expedición en junio, luego expedición en agosto 1000 metros, luego expedición de febrero a 1000 metros, 1350 metros, luego febrero, luego, noviembre 1350, febrero de próximo año 1832, y luego, sí, en agosto ya conseguimos el récord, pero eso fue como una cosa completamente crazy. Loca. Chiaro, praticamente loro andavano avanti a fare tante scoperte. In agosto, lui diceva che in agosto avevano trovato, avevano raggiunto i 1000 metri. Dopo, a novembre, avevano raggiunto i 1350 metri. Febbraio, 1830 metri. E nuovamente agosto sono arrivato in fondo. Cioè, le credo. Praticamente l'emozione che e nostro entendimento di lo che passa ha cambiato con la profondità, che claro per me io ni siquiera pensava sobre il record hasta la expedizione di febbraio, quando abbiamo conseguito il terzo lugar, secondo lugar de profundidad. Yo no estaba ni siquiera pensando en eso, porque y ni siquiera sabía los números que tiene cuevas y todo. Prácticamente loro no, tú no estabas relevando prácticamente la cueva, ¿o sí? Sí, yo no estaba pensando que fuimos hasta el récord. Loro non stavano pensando che stavano facendo proprio il record in quel momento, cioè loro andavano giù e basta. E in febbraio? In febbraio? Una chica di nostra expedizione, per la domanda è quanto cuerda abbiamo? Ella dice che esattamente per superare 1830, però perché? Però perché? Perché? Es el tercer lugar, es Sarmat, la profundidad de Sarmat, y para superarlo él necesita eso. Y yo ni siquiera sabía cuál es la profundidad de Sarmat. Prácticamente, una ragazza en febrero le domanda: ¿cuánta corda abbiamo? Abbiamo per armare fino a 1830, però no se rendevano conto della profondità, e le sembrava sempre poco. Vale. Y finalmente ocurrió que hemos explorado exactamente 1835, porque es la profundidad de Semisifón. Dopo hanno constatado que erano arrivati a 1835, porque era sulla base del Sifón. Fantastico. C'è una domanda da parte di Paolo Cecchini, mitico, che chiede: essendo una grotta di una certa rilevanza, 2000 metri sottoterra,
non è che siano pochi. Man mano che scendeva, la sensazione della profondità si sentiva. Praticamente, nuestro amigo colega Pablo no, te pregunta, 2000 metros de profundidad, no es que sean poco. Tú cuando estabas bajando y bajando, sentías la profundidad, sentías que te internabas en las profundidades. Sinceramente no, No. con la táctica que tenemos, que tú estás siempre en el vivac confortable, es como tú cambias un vivac por otro, a un vivac por otro y no te da esta sensación, porque para mantenernos en el ritmo de laboro, en el ritmo laboral. Exactamente, para eso lo limitamos el día laboral para 8 o 10 horas. Y por eso Prácticamente, los bivacs están así. loro non hanno la percezione di entrare in profondità. Loro sono molto concentrati nelle ore lavorative, nel modo in cui svolgeranno il lavoro, si concentrano e lo fanno. Non hanno la percezione della profondità. Un bivacco vale come quell'altro, secondo Pavel. Y por eso nosotros espeleólogos sí sabemos que no hace falta el oxígeno ni nada. Entonces, de este punto de vista, tú no puedes sentir ninguna fatiga de eso. Claro que como tú tardas 3 días para bajar hasta esta profundidad y 3 días para subir luego, entonces solamente 6 días para transportación y luego tú quieres trabajar y hacer algo por el fondo, claro que tienes tardar mucho tiempo dentro de la cueva. Entonces, mi trabajo normal es 15, 20 días estando bajo la tierra, pero para mí es normal, pero ya tú sientes que es un poco diferente de lo que tenía antes. Claro, praticamente loro ci impiegano 3 giorni per arrivare al fondo a lavorare e dopo ci impiegano altri 3 giorni per venirne fuori. Per cui loro mettono in conto che 6 giorni sono per muoversi all'interno della grotta. È per quello che a volte ci stanno dentro 10-15 giorni perché hanno bisogno di tempo concreto per portare avanti l'esplorazione vera e propria, no? Perché devono proprio dividere bene il tempo di entrata e uscita e dopo il tempo del lavoro e di percorrenza all'interno. Essendo una grotta molto complicata e molto impegnativa, ovviamente i bivacchi sono importanti. Francesco Caprile ci scrive che al Viva le Donne hai rotto la stagna e commenta con un russi inossidabili. Mentre invece Gian Nicolò, San Claudio, scusate, il bello della diretta, Gian Claudio San Nicola ci chiede: ma quali sono le temperature della grotta? Quindi che temperature abbiamo in grotta, in questa grotta? La pregunta es, ¿qué temperatura tú tienes dentro de la cueva? Los ambientes llenos de agua sabemos que son fríos. ¿Han relevado ya la temperatura del agua, la temperatura de las zonas estrechas donde que hay aire? ¿Qué temperatura tiene la grotta? Cuéntanos, la cueva. Del principio, ciao Francesco, un saluto al Francesco Caprile. Quería agradecerle para vernos ahora en esta conferencia. Quiero Francesco? agradecerte a Francesco, vuole ringraziarti Francesco perché sapeva che tu venivi a trovarlo qui in questa conferenza. Sì. E di temperatura è che puedo dire che en el bivac de 600 la temperatura es como 5 grados. Nel bivacco del 600 la temperatura sono 5 gradi. Luego en 1350 es alrededor de 7 grados.
a 1150, hai detto? 1030. Ah, grazie. Perché se me va l'audio, se me... disculpa, 1350. A 1350, hai dicho? 7 gradi, perché se mi è andato via l'audio. E luego por el fondo es como nuevo media, depende. Pero es interesante que este trabajo tenemos que hacerlo luego en nuestras próximas expediciones. Y cuando fui en la Universidad de Innsbruck, los científicos de allá me ofrecieron los loggers, los aparatos de como aparatitos de medir la temperatura automáticamente durante todo el año. Entonces este trabajo vamos a hacerlo en las próximas expediciones. Gracias a la Universidad de Innsbruck que le han ofrecido la apparecchiatura per rilevare la temperatura della grotta, lo faranno con più certezza nelle prossime spedizioni e lui ringrazia loro. Y junto con el IGME, Instituto Geológico y Geología y Minera de España, ya hemos empezado el proyecto de hidrobiología y ya el logger de nivel de agua y de temperatura de agua del lago final ya está ya instalado desde el agosto. Desde agosto, gracias al Instituto Minero Español. Hablas español. Ahora hablas español. Grazie all'Istituto Minero d'España, loro le hanno dato l'apparecchiatura anche per misurare l'acqua, che sono stati già installati. Estuvieron già installados, Pavel? Già installato desde agosto. Sono già stati installati desde agosto. Va bene, io inizierei ad avviarmi verso l'uscita della grotta e riporterei la domanda di Maria Rosaria Marchetti e quindi che ci chiede: qual è il tuo prossimo obiettivo esplorativo? Qual è tuo prossimo obiettivo esplorativo? Pregunta nostra collega. Sì, dal punto di vista dell'esattamente esplorazione hai unas oportunidades, varias oportunidades, porque la grotta en la parte final, en la parte más profundo, es un laberinto enorme de ya hemos mapeado, o sea, hicimos la topografía de más de 11 kilómetros de pasaje en este laberinto. Praticamente loro in fondo hanno una situazione laberintica in cui hanno già rilevato più di 11 passaggi per cui hanno da divertirsi. Queste saranno i prossimi obiettivi del gruppo dell'esplorazione. E entonces, de punto de vista del nivel, già stiamo in 80 metri. Por encima del nivel del mar y no creo que vamos a bajarnos mucho más. Loro si trovano a 80 metri sopra il livello del mare e non pensano che riusciranno a scendere ancora di più. Pero por la topografía, por la ¿cómo se llama eso? Por el poligón, ya sabemos que el nivel de los sifones que tenemos en abundancia en la parte más profundo de la cueva. Cada próximo sifón hacia el sur baja con el ángulo de más o menos 5 grados. Entonces, si encontramos algo más al sur, sí hay una posibilidad de bajarnos un poquito, no mucho, creo. Claro, tal vez 10 metros.
Secondo il loro rilievo, vedono che la grotta scende verso sud, no? Con un'inclinazione più o meno di 45 gradi e che si fona costantemente. Per cui, se loro riescono ad andare avanti verso sud, allora credono che possono ancora scendere un po' di più. Stanno proprio esplorando in questo modo, stanno vendo le grotte. Porque según los estudios de hidrogeólogos del tiempo soviético, ya sabemos que muchas fuentes de mestizo de arábica se conectan con los fuentes subacuáticos hasta la profundidad de 300 metros bajo nivel del mar en el fondo del Mar Negro. Loro praticamente, fin dell'epoca sovietica, sanno che le fonti arabiche che scendono si collegano praticamente in fondo al Mar Nero, solo che adesso devono trovare Dirà di 300 metri. 300 metri, 300 metri, esatto. Abbiamo un ultimo giro di domande. C'è Nerio che ci chiede come vi organizzate per i rifiuti all'interno della grotta. E poi dal Messico ci scrivono, ci racconti cosa successe nella spedizione di Robby Stone quando siete scappati dalla piena. Quindi, ultime due domande. Per Paolo. La prima non l'ho sentita, Ale. Come si organizzano per i rifiuti all'interno della grotta? Ah, come se organizzano ustedes con la basura che generano all'interno de las cuevas? Sì. Entonces, la basura organica lo botamos finalmente a las fuentes, al río. Básicamente, sí. En el fin de la expedición, todo papel, ¿cómo se llama eso? Las hojas de té, todo lo que se puede mezclarse con el agua, sí, toda la orgánica lo metemos para Tutte allá. le cose organiche le buttano nel mare. Poi, dopo, después. Y todo el plástico, metal, y etcétera, etcétera, lo tratamos de compresar y lo sacamos. Compactano tutto ciò che è di plastica, metallo, eccetera, e lo portano fuori. Entonces, dentro de Bivac ya tenemos dos paquetes separados. Entonces, hacemos separación de basura dentro de la tienda de campana. Praticamente dentro i bivacchi già fanno la differenziata anche loro e allora dividono già diciamo i rifiuti organici di quelli non organici. Ragazzi, siamo proprio sul fine della trasmissione, però mi suggeriscono che ho saltato una domanda. C'era da dove cosa deriva il nome Veriocchina di Marco Pietrobelli? C'è questa domanda. E la Dove pregunta proviene di il dove nome? proviene il nombre della cueva? Sì, nel tempo di esplorazione in 1980 e pico, sì, es esta misma gente. Ellos tuvieron a un amigo, y este amigo explorador de la cueva tenía hermano que se llama Alexander Veriovkin. Este hermano, él fue buceador de las cuevas y murió en una cueva en el Cáucaso, aquellos tiempos. Entonces, por su nombre, nombraron esta cueva. Praticamente c'era un esploratore nel 1980 e qualcosa, diceva, che un ragazzo, un espelio sub, che si chiamava Alessandro Veriochina, muore,
muore in esplorazione, ma non in questa cuova, non in questa grotta, sino lì nel Caucaso. Corretto? Sì, sì, sì. Bene, bene. Grazie. La domanda invece relativa a Robbie Stone e alla piena, quando siete scappati dall'interno della grotta per l'acqua. Mm-hmm. Cuéntanos sobre cuando que se llenó de agua la cueva, cómo escaparon, cómo se movieron al respecto. Sí, sí, sí. Del principio quisiera explicar por qué hemos encontrado aquella situación. Lui vuole spiegare perché hanno trovato quella situazione in quel momento. Como había dicho, ya sabemos que a veces el agua sube hasta el nivel del bivac 2100. Y por los números que a nosotros dieron los ucranianos, ya sabemos del perfil anual de nivel de los sifones de Krubera. Sabemos que eso más o menos sucede en noviembre y también en el mayo cuando desecha la nieve. Praticamente loro sanno che per dati che gli hanno dato gli ucraniani che in novembre la cuova si riempie fino a 1100. Loro lo sanno già, hanno questi dati. Entonces estábamos más o menos tranquilos para el septiembre, porque el septiembre normalmente el tiempo está buenísimo. Entonces, quindi loro sono tranquilli per settembre perché sanno già che il tempo è perfetto, è buonissimo. Y nuestro error fue que no trabajábamos sin equipo por el superficie. ¿Trabajabas sin equipo? ¿En qué sentido, Pavel? Sin un equipo que está en el campo, en la tierra. Ah, ok, entiendo. Loro hanno commesso l'errore di non comunicare con l'esterno perché non avevano in quel momento l'opportunità e il campo fuori per comunicare. Quello è stato il suo punto d'errore, secondo lui. È collegata a questa domanda di quest'ultima risposta. Nunzio Mi ci chiede, potete chiedere a Pavel come funziona il soccorso spedio in Russia e se c'è una specifica organizzazione. La pregunta es come funziona il soccorro in cuevas. Hai una specifica organizzazione? Cuéntanos sobre esto, Pavel. Sí, el problema es que no tenemos ninguna organización que está legal desde el punto de vista del rey ruso. Loro non hanno una organizzazione che sia legale dal punto di vista russo. Sí, tenemos dos organizaciones diferentes que está más o menos leales, pero de punto de vista de ley ruso, trabajar en socorros solamente pueden los socorristas del gobierno. Loro hanno due organizzazioni che sono più o meno legali, ma diciamo quelli ufficiali sono persone del governo, sono... Pavel, te hago una pregunta. ¿Quién serían los bomberos o quién? Es un ministerio de emergencia. Un ministerio de emergencia ruso. Loro son las personas. Pero el problema siguiente es que ellos no saben trabajar en las cuevas. El problema subsecuente es que loro no saben trabajar al interno de las grotas. Entonces, hasta ahora, todos los problemas que hay en la cueva lo resolvemos nosotros con estas dos diferentes organizaciones que tenemos. Quindi tutti i problemi che si possono trovare all'interno delle grotte, loro lo risolvono con queste due enti che collaborano con loro.
Va bene. La tecnica che usiamo è más o menos la tecnica de los franceses. La tecnica francese è quella che loro utilizzano per la maggiore. Va bene, io direi che abbiamo chiesto tutto il possibile al nostro amico Pavel e Fernando, ti ringrazio per il grandissimo lavoro di traduzione che hai fatto, però prima di salutarci vorrei ricordare il prossimo appuntamento, domenica 24 maggio, sempre alle 19:30, abbiamo Carlos Aldana Vilas che ci parlerà di Cuba e del carsismo tropicale. E la formula sarà sempre la stessa, quella dell'intervista live, e voi da casa potrete fare tutte le domande che vorrete ai nostri ospiti. Quindi io saluto l'amico Pavel e grazie sentitissimo per esserti reso disponibile per questa intervista. E magari la prossima volta ci vediamo alla Veriocchina, facciamo una spedizione italiana da te. ¿Puedo decir algunas palabras para mis amigos ahora? Para sí. Habla. Entonces, sí. Mis amigos, gracias por visitarnos en esta transmisión y quiero agradecerme de todo mi corazón que usted con nosotros. Entonces, hasta la próxima en las cuevas y que encuentren su propia cueva más profunda del mundo, porque yo sé que la mayoría de ustedes son espeleólogos muy, muy de corazón y muy duros. Entonces, y eso es igual para mis amigos hispanohablantes y aún tal vez más para mis amigos italianos. Lui dice che ringrazia di cuore molto, e se lo vedeva anche emozionato, e che ognuno di lui augura che ognuno di noi trovi nel profondo di noi stessi quella profondità, quella grotta, no? che ci porta dentro di noi stessi, dentro delle nostre proprie profondità, e che ci augura che noi, ognuno di noi possa abbracciare la propria grotta. E io ho capito all'interno di noi stessi. Sì, sì, sì. Entonces, en este tiempo de virus, mucha salud a todos. In questo tempo di virus, molta, molta salute a tutti. Grazie, Pavel. Ciao amici, grazie. Ci vediamo domenica 24 con il prossimo appuntamento. Seguite la nostra pagina GGG Press.